Un cordiale saluto dal Teatro d'Annunzio di Pescara, sede della cerimonia di consegna dei premi internazionali intitolati ad Ennio Flaiano, 39ª edizione all'insegna della qualità secondo uno stile ormai conosciuto anche fuori dai confini nazionali. Ospiti importanti, pubblico attento, equilibrio tra contenuti e forme, insomma, il mix ideale per garantire un successo. Sul palcoscenico Antonella Salvucci e Dario Vergassolo, ormai punti di riferimento della manifestazione ideata ed organizzata da Edoardo Tibone. Ascoltiamo il suo saluto. È la 39ª volta, Che questo saluta, cavoli. è già una cosa insperata per me. Penso che in platea, nella prima fila, c'è Alessandro Gassman. Una trentina d'anni fa c'era Vittorio Gassman. Ecco, tutto questo avviene appunto da 39 anni nel nome di Ennio Flaiano, pescarese. Forse un po' qui dimenticato, ma certamente spirito che continuerà a ravvivarci con non solo i suoi aforismi, le sue moralità nelle altre sue opere. E io non aggiungo altro, vi auguro di potervi rivedere anche alla 40ª edizione. Ah certo, e se no, cercheremo di che fare. gusto c'è? Farne 39, non fare Ha 40, visto? certo. Siamo ottimisti. Nel passato la consegna dei riconoscimenti della sezione letteraria era distinta dalla serata di premiazione dei vincitori dei Pegasi d'Oro per la radio, la televisione, il teatro ed il cinema. Si svolgeva il giorno prima. La formula è cambiata, si è optato per un'unica manifestazione, si è scelto così di offrire una vetrina più importante alle scrittrici e agli scrittori. Quest'anno riflettori puntati su Maria Paola Colombo, giovane autrice premiata per la sua opera prima, Il negativo dell'amore. Come sei arrivata, proprio come è stato il processo di editing, dallo stendere i racconti, dal presentarti alla tua casa editrice? Come l'hai vissuto? Con quale stato d'animo? Allora, la mia è una storia che porta questa sera in maniera per vie traverse, perché a 20 anni, se mi avessero chiesto cosa vuoi fare da grande, avrei detto la scrittrice. Poi, essendo la prima di 5 figli, mi sono trovata a lavorare in banca e per me è stato tragico. Tragico perché avevo in mente altro, perché avevo cominciato a scrivere, perché a 20 anni vedi o E bianco. andava già bene, ti posso assicurare. Ah, coi tempi In che questi corrono, direi che c'è da tempi, leccarsi le tempi, dita. andava già bene, però. Però per me a 20 anni, con in mente tutt'altro, è stato un momento tragico. Scrivevo, ho smesso di scrivere per anni. Poi, poco alla volta, La probabilmente ripresa? sì, la ripresa. Ah, E poi, certo. 4-5 anni fa, ci sono stati un paio di episodi che hanno dato una svolta. Da una parte, un mio conoscente ha pubblicato una raccolta di racconti tirata in 500 copie, però lui l'aveva fatto. Tirate tutti addosso a chi? Ai suoi 500 amici. Ok, perfetto. Beh, insomma, averli 500 amici, A me ci no? dice i tempi, sì, certo. E poi mia sorella ha fatto un viaggio e per caso durante questo viaggio ha conosciuto Giulia Echino, che poi sarebbe diventata la mia editor, ed è tornata da questo viaggio con l'indirizzo email di Giulia e mi ha detto: guarda, questo è il tuo biglietto per il futuro. Io ho preso il biglietto per il futuro, l'ho messo, l'ho ritirato e per 2 anni e qualcosa Lasciato là è lì a rimasto decantare. a decantare. Queste due cose mi hanno fatto capire che la questione era: potrà essere difficile portare un romanzo dal cassetto alla tipografia e poi da lì nelle librerie e poi nelle case delle persone, ma se uno non lo Non porta ci, neanche nel ma uno su uno ce ne cassetto? prova. Quindi quello che diciamo è provateci. Sì, Cioè perché magari provateci sedute tutti. tra queste persone c'è Fatelo, il prossimo provateci. premio Fate come Flaiano, faccio il prossimo premio Strega, io. perché così bisogna prendere in Anch'io mano quello che si è e provarci. sessualmente ci provo sempre. Bisogna provarci sempre. Sempre con ostinazione. Quindi, un applauso ai giovani, ragazzi, che ci provano. Questi saranno scrittori esodati, anche questi. Chissà se la Fornero saprà. Vabbè, poi ci sono cose improbabili e cose impossibili. Vabbè, questo è un altro. Parlando di me, grazie. Grazie, non Solo entriamo in perché. merito perché insomma ci ha raccontato tutta proprio la Solo perché storia sono della maschio, sua ma non vita, Maria esercito. Paola Colombo, ma grazie perché sei proprio piena di emozioni e di entusiasmo.
Meritevole di attenzione anche la sezione dedicata all'italianistica, premiati quest'anno Philip Cook, Edward Goldberg ed Alfred Noe. I loro studi sono stati scelti da una giuria di esperti presieduta dal professor Dante Marianacci, già responsabile degli studi di cultura delle ambasciate italiane a Dublino, Praga, Budapest e Vienna, oggi al Cairo, coordinatore dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. In 11 anni abbiamo laureato 38 studiosi da tutto il mondo, abbiamo ricevuto più di 300 opere e quindi il premio Flaiano, l'unicità, prima di tutto non esiste in nessun'altra parte del mondo un premio come questo, secondo il premio Flaiano di italianistica ci dà il polso della presenza degli studi di italiano nel mondo e dello studio dell'italiano. L'italiano, secondo una recente indagine dell'Università per Stranieri di Siena, è una delle cinque lingue in assoluto più studiate nel mondo e un po' di merito va anche ai premi Flaiano. Non solo noi abbiamo organizzato 11 edizioni di questo premio, ma anche 4 convegni internazionali dedicati alla fortuna della cultura italiana nel mondo, la cultura italiana nel mondo, il cinema italiano nel mondo, il teatro italiano nel mondo e l'anno scorso l'italianistica nel mondo. Ora stiamo preparando un quinto convegno che si terrà il 17 e 18 ottobre al Cairo e sarà la cultura italiana in Egitto e negli altri paesi del Mediterraneo prima e dopo la primavera araba. Grazie alla preziosa collaborazione con l'ambasciata d'Egitto a Roma, i premi internazionali Ennio Flaiano hanno costruito idealmente un ponte culturale con il Cairo. Un riconoscimento speciale è stato assegnato al professor Hussein Mahmoud per un interessante studio sulla figura di Najib Mahfouz, premio Nobel per la letteratura nel 1988. Un riconoscimento dovuto alla sua attività di docente, studioso, giornalista e soprattutto all'attività di promozione nei rapporti tra l'Italia e l'Egitto. Ecco, anche questo volume, Mahfouz in Italia, quindi la figura del poeta scrittore Mahfouz, diciamo rende più vicini, almeno in ambito letterario, i rapporti tra l'Italia e l'Egitto. Sì, Mahfouz è infatti uno degli scrittori che ha aperto tutte le porte alla letteratura araba di essere conosciuta, riconosciuta nel mondo occidentale in generale e quello italiano in particolare. Prima del Nobel di Mahfouz la letteratura araba non ha avuto quel successo che ha avuto dopo il suo premio Nobel. Dalle parole scritte a quelle pronunciate al microfono per la sezione radiofonica, il Pegaso d'Oro quest'anno è stato assegnato ad Alessio Bertallotte per la trasmissione Rai Tunes, proposta molto originale, al passo con i tempi e le esigenze del pubblico. La cosa interessante è che la rivoluzione del web, l'avvento del web ha fatto sì che la radio possa essere forse più vicina agli ascoltatori, quindi spesso facciamo in diretta un programma dove invece di suonare i miei dischi da DJ suono alcuni miei dischi e il resto della musica viene direttamente postato sui social network dagli ascoltatori e io clicco sul post, sull'icona, no? Sull'iconcina che io ho ancora le cassette in macchina, pensa come sono messo il mangianastri. Diciamo che l'idea è quella di come una volta era la radio e la televisione negli anni 50, questi nuovi mezzi di comunicazione andavano in mezzo alla gente nelle piazze, no? Si guardava la televisione nel bar, si ascoltava la radio magari da chi aveva questi strumenti che non erano comuni per tutti. Bisogna fare la stessa cosa, bisogna riportare la radio e la televisione nelle nuove piazze. Ci vuole una prolunga molto lunga, ma si può fare. Sono tanti ed importanti i protagonisti della televisione premiati a Pescara nelle 39 edizioni del Flaiano, una lista arricchita quest'anno da nome di prestigio. A Franco Scaglia, presidente di Rai Cinema, il Pegaso d'Oro per aver prodotto i documentari Fratelli e Sorelle 1 e 2, coraggiosi ed originali lavori realizzati all'interno del mondo carcerario. Sono due documentari, due film in realtà fortissimi, sono andati su Rai 3, hanno avuto un grosso ascolto. E questo significa appunto che fare servizio pubblico poi alla fine premia. E quindi
anche essere qui secondo me può essere per i nuovi che arriveranno, se magari leggono i giornali o guardano le agenzie, capire che questa è un'azienda dove c'è tanta gente che lavora bene. Produzione televisiva di qualità garantita dalla RAI con costi contenuti. Ne è un esempio Stracult, scelto dalla giuria quale miglior programma culturale. Il suo autore, Marco Giusti. È una guerra continua per fare un programma a bassissimo costo. Ecco, questo costa 28.000 euro a puntata. E quindi il segreto è risparmiare, avere quattro idee buone, anche una e basta. E fare guerra contro i direttori, che è una dura lotta, però è una cosa che si fa regolarmente. Però combatti bene. C'è anche un manipolo di, c'è anche un tuo socio questa sera. Ah sì, c'ho il mio amico G-Max che... facciamo una cosa, sì, che G-Max è in mezzo al pubblico. G-Max. Eccolo lì, che è arrivato elegantissimo come sempre. È una presenza costante, insomma. Adesso invece c'è una new entry, Paolo Ruffini, in questa tua casa virtuale. No, la è vera new entry sono io, in quanto presentatore. Eravamo talmente poveri che ho detto il presentatore è gratis e l'ho fatto io. Almeno lasciati le scarpe se devi correre tutto il giorno, no? Vince! Ho vinto? Vincerà! Le scarpe! Il pubblico, attraverso la storia di un maratoneta, ha rivissuto la straordinaria esperienza umana e sportiva di Dorando Pietri, eroico e sfortunato protagonista della maratona alle Olimpiadi di Londra del 1908. La giuria televisiva dei premi Flaiano ha scelto Leone Pompucci quale miglior regista. Abbiamo messo con Luigi i massimi difetti possibili al protagonista, nel senso che un uomo per cercare un raggio di sole sacrifica qualsiasi cosa. Questa è stata forse la cosa interessante di questo racconto qua. Hai messo questo? Era meglio se ti mettevi anche un po' di crema. Perché ti sei bruciato. Dove sei stato? Lo stress del dopofilm. Hai capito? Ti sei spellato. Sì. Fantastico. Parliamo del tu perché lo conosco purtroppo. È l'unico che mi ha proposto di fare un film e gli ho detto di no perché mi scocciava rompere questa virginità. Capito? Ci ha provato. L'ho ubriacato una sera e ci ha provato. Volevo ringraziare la gloriosa giuria. Eccoli qua. Perché questo è un premio glorioso. E ricevuto da loro è una grossa cosa, anche se è la seconda volta che lo vinco, sono felicissimo. Ed è anche colpa loro se abbiamo provato a fare la televisione così, perché loro l'hanno fatta benissimo. Adesso è tutta ridotta a fotoromanzo e quello che abbiamo cercato noi di fare era non fare un fotoromanzo. La storia di un maratoneta rivela dunque le tante sfaccettature della personalità di Dorando Pietri, un personaggio che Luigi Locascio ha interpretato magistralmente, meritato il Pegaso d'Oro. Mio padre era marciatore e ho avuto uno zio Bruno, che purtroppo non c'è più da poco, che è stato campione di lascio raddoppia sull'atletica leggera, sapeva tutti i risultati dalle Olimpiadi in poi, e quindi lo sport in casa da noi non era né il calcio né il tennis, ma l'atletica leggera e questi miti, Dorando Pietri, Jesse Owens, Bichila, questi grandi dell'atletica erano degli esempi per noi, quindi ero molto felice, anche Dorando Pietri. Quindi ero molto felice di interpretarlo. Allora Luigi, come hai costruito proprio questo personaggio? Non so, mi viene in mente, hai visto qualche filmato per esempio di Mennea? No, appunto, anch'io ho fatto atletica leggera, poi sono un appassionato, mi è sempre piaciuto e continuo anche un po' ogni tanto ad allenarmi. La parte fisica in fondo era la parte meno stancante, era più, diciamo, cercare di restituire quella forza. È la prima volta che ho interpretato un personaggio più basso di me, nel senso... che lui era 1,55, io ero un po' gigantesco rispetto a lui, però avevo le stesse gambe storte, così. E la cosa era restituire un po' la sua passione, il fatto di arrivare fino allo stremo delle forze e vincere non grazie a meriti fisici che appunto neanche io ho, ma attraverso il sacrificio, l'abnegazione, appunto, e la passione. Lui era un ambizioso, come diceva anche Pompucci, era un uomo che voleva vincere, però molto spesso l'ambizione è separata dalla cosa che dovrebbe stare come sottofondo portante, cioè la passione. Molto spesso nel film lo dice: io voglio correre, cioè la cosa che gli interessava era la corsa. Ho cercato di restituire questa sua passione.
Le immagini della sofferenza fisica in gara di Dorando Pietri scompaiono dallo schermo e lasciano spazio alle drammatiche sequenze di Troppo Amore, il film di Liliana Cavani, che rappresenta l'incubo che una donna può vivere prigioniera di un rapporto sentimentale malato, rovinato ed umiliato dalla violenza. Pegaso d'oro ad Antonia Liscova per l'interpretazione femminile. Io credo che questi messaggi sono anche molto importanti perché sia le donne che gli uomini, magari trovandosi all'interno di questa situazione, non riescono a essere obiettivi, non riescono a essere razionali. Invece vederle da fuori riescono magari in qualche modo a identificarsi e a rendersi conto veramente di quello che o fanno o subiscono. L'amore che soffoca e può uccidere, il coraggio e la forza di una donna di ribellarsi al sopruso. Anche nel teatro, temi rappresentati con grande efficacia, ne è testimonianza Malamore, esercizi di resistenza al dolore. A Lucrezia Lante della Rovere, il Pegaso d'Oro per la migliore interpretazione femminile teatrale. Per me questo spettacolo è molto significativo, è nato in piccolo, in casa, con una lettura, poi piano piano l'ho riscritto insieme a Francesco Zecca, che è il regista, anche che purtroppo stasera non è potuto venire, al quale dedicherò questo premio. È tratto da un libro di Concita De Gregorio che è Malamore, esercizi di resistenza al dolore, quindi vorrei dedicare anche questo premio a tutte le donne che resistono al dolore, che resistono ancora alle sopraffazioni degli uomini, a questo brutto periodo, secondo me, ancora per le donne. Grazie. In Gin Game, l'opera teatrale del regista Francesco Macedonio, il gioco tra un uomo ed una donna anziani diventa sfida. Chi perde è colui che sembra essere il più forte. Lui, che sembra il giocatore incallito, quello che capisce tutto, il professionista, si vede che è un dilettante. Lei, che si finge una dilettante all'inizio, è una grande professionista, come certe volte succede nei rapporti umani. Quindi lei dice che anche quando si diventa anziani questa cosa tra uomo e donna continua sempre? Continua. Ma questo non so, io penso di sì. C'era Musatti. Spero che mia moglie non giochi a casa. Ma sì, perché i vecchi ragionano, cioè hanno le stesse passioni dei giovani, lo sa. Certo. Ho incontrato Musatti una volta che mi ha detto, cioè, che lui aveva le stesse cose di quando aveva 16 anni. Musatti non era un assolutamente, la parte lurica rimane, insomma, rimane. No, ma questo proverà, dopo lo proverà lei. Sì, ma io guardi, sono già vecchio così, seguito, non so. Seguito. Quelle bastonate che dava prima Ferrari, mia moglie che me le dà già adesso, da giovane, quindi neanche sulla tavola. Sì, ora si capiscono alcuni motivi, vabbè, non indaghiamo. La Cage aux Folles, il vizietto, è un testo divertente che da oltre 40 anni viene rappresentato con grande successo in tutto il mondo. Massimo Ghini e Cesare Bocci, coppia inedita, hanno offerto un'interpretazione di grande eleganza e piacevolezza. Il Flaiano ha premiato con il Pegaso d'Oro questo sforzo. Questo musical è bello per tante cose, perché è un testo perfetto per noi attori, è veramente una gran fortuna incontrarlo. Ogni tanto si ha la fortuna di incontrare questi testi. Ci avevano detto che forse era un argomento superato, no? Quello di ritirare fuori il vizietto, ma invece io credo che non sia superato affatto. No. Non è superato per le coppie omosessuali, non è superato per le coppie eterosessuali, ma questa è l'Italia, spero che cambierà. Ecco. Senti, si ride tanto in questo musical, ma poi ci sono momenti commoventi come quando tu canti una splendida canzone d'amore. Oh, beh, sì. No, ma ci sono tanti bei momenti, ci sono tanti bei momenti, perché i rapporti tra padre e figlio, tra la mamma, che non è la mamma, ma che l'ha cresciuto come una mamma, questo figlio che poi non li vuole riconoscere perché si vergogna. Ci sono dei momenti di grande tenerezza, di momenti di grande ilarità. E questo hanno fatto sì che per ormai quasi 40 anni lo si porti in scena, ecco. Noi ti volevamo dare il là per vedere se ci facevi questo regalo, magari a cappella, accennare un pezzettino per il nostro pubblico. Ricordi un pomeriggio di settembre anni fa, la prima volta che negli occhi ti incontrai, ma è lunga e non la canto tutta. Cesare Bocci!
è il migliore amico che ho. Io sono tuo amico. Sì. Tu non lo trovi uno che ti vuole più bene di me, perché quando c'è i soldi, gli amici li trovi dappertutto. Di grande forza espressiva anche l'interpretazione offerta da Alessandro Gassman, protagonista di Roman ed il suo cucciolo, storia di uomini e donne costretti a vivere ai margini della società, desiderosi di riscattarsi ed affrancarsi da una quotidianità insopportabile. Ad Alessandro Gassman, il Pegaso d'Oro, quale miglior attore maschile teatrale. Eccolo qua. Va bene, no. Eccolo un altro. Ciao Alessandro, grazie. E insomma, questo spettacolo ti ha fatto vincere già diversi premi, il premio UBU, il premio della critica, ora il Pegaso d'Oro. Insomma, è un testo che insomma, ti sei innamorato subito dalla prima lettura. Ma io dico, ma uno normale non lo premiate mai. È stato un, fammi essere serio, no, serio no, no, non tedioso spero. No, è stato un viaggio. No, cioè, due sex symbol sul palco non possono starci, lo dico la prossima volta, non possiamo andare avanti così. Uno di noi due è di troppo. Oh, allora, vai, vai. Posso? Sì, eh. No, volevo anche dire? È stato un viaggio molto bello, 3 anni di tournée, che chi fa teatro in questo paese sa che non è così frequente, è stato visto da tantissime persone, ha vinto premi importanti, questo è l'ultimo che arriva, ma non l'ultimo per importanza, come potete immaginare. Io sono legato a questa regione insomma in maniera molto forte. E con le mani fermo che non si capisce. Sì, no, però, no, no. Molto forte, non essere, non, sei sporco qui. Sarà la forfora di un altro probabilmente. È inutile, vuoi trovare difetti Alessandro Gassman, non c'è, non ci sono. Cosa stavo dicendo? Ah no, sto dicendo che insomma ci tengo molto a essere qui, intanto perché ho avuto l'onore di dirigere Teatro Stabile dell'Abruzzo per 2 anni fino a quello che è successo all'Aquila. Sì. E Roman è nato con il teatro che dirigo adesso, che è il Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con il Teatro Stabile dell'Abruzzo, che mi dicono presto riprenderà le sue attività, ha già ripreso le sue attività, ma riavrà una sede, e questo credo che sia già molto importante, sono felice di questo, e poi perché sono figlio di un flaianeide, un flaianista, nel senso che mio padre ha avuto la fortuna di essere un grande amico di Ennio Flaiano, ha assorbito da lui moltissimo, come ha fatto tutta quella generazione, quindi insomma in qualche maniera mi auguro che un embrione di quella di quel cinismo, di quella sagacia, di quella profondità possa essere in qualche maniera arrivata anche a me, forse anche a mio figlio, non credo a te, ma sicuramente in questo momento. Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 13 anni, è più è alto, più di, alto te. Di me? Sì, sì, è più alto di te ed è anche molto abbronzato. Ma perché in la roba che mangiate che non è più quella di una volta, dai. Nosferatu. Lena! Thank you. How was it yet? I am Count Dracula. La cifra stilistica inconfondibile ha stregato cinefili di ogni parte del mondo. Dario Argento, con la sua creatività, la tecnica e l'esperienza, continua a dominare la scena. Dracula in 3D, presentato in anteprima nazionale nel corso del Flaiano Film Festival che ha preceduto la cerimonia di consegna dei premi, è stato un lavoro molto impegnativo. Ci avete spaventato sempre da piccoli, con il porno diventavo cieco, con voi non uscivo più di casa, perché? Praticamente ero un vedente che stava a casa praticamente dalla paura. Perché sei pieno di complessi. Ah sì? Sì. Porco cane. Però, allora, questo è il primo horror italiano in 3D, insomma, come si è trovato con la tecnologia del 3D? Perché per esempio c'è James Cameron che ha detto dopo Avatar non farò più un film bidimensionale, sempre in 3D. Per lei come sarà? No, mai dire mai, a ogni modo certo fare un film in 3D è superare una certa barriera dove da cui è difficile tornare indietro, perché si scoprono delle profondità, delle nuove prospettive di raccontare il film, che veramente tornare indietro dopo è piuttosto difficile. Fanno ancora più paura, ma hai detto voi altri. Non è che fanno più paura, sono un'altra dimensione. Ah, si vede un'altra cosa. Perché non risparmi sul trucco e prendi me a fare un film del terrore, per esempio? Sì, va bene, Dario. Questa potevi dirla a te, disgraziata, vedi? Vabbè, dopo.
Sempre per il cinema, premio a Ruggero Di Paola per Appartamento ad Atene, film che ha vinto il concorso Intravisti. Siamo stati tra i pochi che ancora girano a Cinecittà, è vero, abbiamo girato a Cinecittà, in Puglia, alcune cose in Grecia. Speriamo che non siate tra gli ultimi a Cinecittà, perché sono i lavoratori di Cinecittà che stanno facendo un'avvertenza molto forte, che stanno cercando di fare una specie di centro commerciale a Cinecittà. Quindi farei un applauso anche ai lavoratori di Cinecittà. Sì. Jane, mio padre sta morendo di vecchiaia e io non prendo un aereo da 30 anni. Non è la paura dell'aereo l'unico problema. È vero. È la cosa che mi ha fatto innamorare di te. The Must Be the Place è stato un film che ha ottenuto grandi consensi. La giuria cinematografica dei premi internazionali Flaiano ha assegnato il Pegaso d'Oro per la regia a Paolo Sorrentino. Ho trovato molto divertente fare un film in America, divertente ma anche molto faticoso. Sì, rispetto magari ai tuoi precedenti film, che ne so, penso alle Conseguenze dell'amore, il Divo, dove c'erano magari, ricordiamoli i vari titoli, insomma. No, questo è uno che ha capito una battuta mia di un quarto d'ora fa, grazie. Questo. C'erano lì delle atmosfere diverse, più chiuse, un po' più claustrofobiche, qui invece ampi spazi. È preparata la ragazza, eh? Molto. Beh, adoro, sì, il suo cinema. Sì. Ma insomma, questo era un film molto semplice in realtà, rispetto ad altri film che ho fatto prima. Questo era un film molto semplice e spontaneo, anche se poi magari può essere apparso in maniera del tutto opposta, però era proprio un film con le cose che mi semplicemente ci sono dentro, tutte le cose che mi sono piaciute da ragazzo. Sì. Questo. I Talking Heads, i Cure, la musica, il cinema americano, le ho messe tutte dentro. Pino di Capri, tutto, è tutto lì dentro, quello che da giovani. Tutte le colonne sonore, insomma, spaziando. Premio! Pegaso d'oro a Paolo Sorrentino per la regia. Grazie Sorrentino. Io adesso sto combattendo una battaglia per salvare la fabbrica e i vostri posti di lavoro. Un anno di grandi soddisfazioni e successi per Pierfrancesco Fadino, Pegaso d'oro, quale miglior attore. Hai caratterizzato proprio un'intera stagione di cinema con Acab di Stefano Solli, ma Romanzo di una strage, Marco Tullio Giordana, Posti in piedi in paradiso di Verdone, un ruolo indimenticabile, drammatico, nell'Industriale di Giuliano Montaldo, insomma tanti, tanti ruoli diversi, tu passi con disinvoltura attraverso tutti i generi. Sarà contento il tuo commercialista anche, no? Ecco, e non solo, lui. Cosa da un punto di vista umano anche ti è rimasto addosso di questi personaggi? Ma tanto, è stata una stagione per me indimenticabile, irripetibile, state tranquilli. E, tra l'altro, buona parte di questa stagione è nata qui, perché mi è stato dato un premio per la televisione e in quell'occasione forse un maestro come Giuliano Montaldo si è incuriosito a me. E quindi io vi devo la responsabilità in qualche modo e grazie di questo grandissimo incontro. È sua la colpa, cioè... Tu sei uno dei pochi attori italiani che lavora oltreoceano, insomma ci piace dirlo, ricordarlo ancora di più in questa sede, quindi con Andrew Adams, Le cronache di Narnia, con Spike Lee che ha girato anche in Italia, con Ron Howard con il quale sei tornato a lavorare adesso. Come ti trovi con loro? Come anche il tipo di recitazione? Perché loro usano sempre dire agli italiani, voi siete troppo passionali, less is more. Ma guarda, la verità è che in realtà ne sappiamo pure un po' più noi. Cioè, se posso proprio dirla... Bravo! Nel senso che noi lavoriamo spesso in condizioni di grande difficoltà. Abbiamo un decimo dei danari che loro hanno quando va bene per fare che facciamo e quindi dobbiamo essere più pronti e in diverse occasioni questo essere pronti, questa impossibilità di sbagliare è stata come dire, una ragione di sorpresa per loro. Poi è chiaro, hai la fortuna di stare dentro macchine produttive enormi, di averci a fianco Tom Hanks e non Vergassola, ecco. Le cose a volte cambiano, ecco, nonostante
giù le mani, che no, cazzo lo tocchi, sì, per rompere. Poca confidenza. Perché poi lui è alto, è bello, è bravo, è intelligente, bello. È simpatico, fa i ruoli drammatici, fa i ruoli bravi, è anche simpatico, è anche, come si dice, è anche comico, è anche vaffanculo, sì, insomma. Però tu saresti senza sforzo un ottimo Forrest Gump. Ma va, non so. Grazie. Ma scusi, mi devo proprio mettere il berretto da fuoco in campo. E mi pare, se sta scritto lì. Ma è ridicolo, scusi. Ridicolo, ridicolo, che vuole io che le faccia? Sei dalla Francia, non ci arriva più nessuna buona commedia. Ci siamo ridotti a mettere in scena le commedie di Pirandello. Pegaso alla carriera ad uno dei più grandi attori del nostro paese, Carlo Cecchi, un artista che ha trovato la via del successo in questo modo. Io ho sempre fatto il teatro fin da quando ero molto piccolo, insomma ho sempre voluto farlo, perché mi annoiavo talmente nella cosiddetta vita che non vedevo l'ora di entrare in scena, quindi devo ringraziare soprattutto la noia. La noia. Masolino D'Amico, vuole aggiungere qualcosa, un microfono, ecco, per la giuria di teatro. In teatro quello che ha fatto è stato non soltanto attaccarsi alle tradizioni e farle vivere, ma rispettare i testi, far conoscere gli autori, amarli, far sentire quello che avevano da dire loro, senza sovrapporsi, servendoli, tanto non aveva nessun problema di esibirsi lui. Quindi è stato un attore moderno anche tanti anni fa e continua ad esserlo. Grazie. Consegna il Pegaso d'Oro Masolino D'Amico a Carlo Cecchi. Buonasera, prego. E le mie labbra hanno il peccato che ha tolto. Dalle mie labbra, un biasimo dolcemente sottolineato, restituiscimelo. Un Oscar, i premi internazionali Flaiano lo meriterebbero per quello che è stato costruito in 39 anni di attività, per la competenza, la forza, l'entusiasmo degli organizzatori e delle giurie. Sognando che ciò accada, intanto il Flaiano un Oscar lo ha ospitato. E Tom Stoppard, vincitore della statuetta d'oro nel 1999 per la raffinata sceneggiatura di Shakespeare in Love. Presenza a Pescara particolarmente gradita e di alto profilo. Premio internazionale Flaiano per la cultura a Tom Stoppard. Benvenuto in Abruzzo. Thank you so much for coming. Thank you very much. Accompagnato da Giorgio Tomasi. Grazie, grazie davvero. Buonasera a tutti. Molti grazie. È sempre l'amore che può essere la forza motrice, la forza di ispirazione per eccellenza. I don't think it's a good thing to make a distinction between reality and the imagination. Credo che non si debba fare la distinzione fra realtà e immaginazione, altrimenti l'immaginazione rimane legata troppo alla banalità, invece l'immaginazione deve essere libera. Ma ci sono, ecco, proprio dei registi, degli autori italiani che hanno rappresentato una fonte di ispirazione anche per lei. I'm quite old now and I was around and even writing as a journalist in one of the... Negli anni 50 del XX secolo io ero ancora un giovane giornalista, perché ho iniziato facendo il giornalista, e in quel periodo degli artisti, dei registi come Fellini, come Antonioni, sono stati una grandissima fonte di ispirazione anche per me in quel periodo. Cinema is not central to my life as a writer. Potrei parlare sicuramente dell'importanza che hanno avuto per me, per tutti noi, Dante, oppure il Rinascimento, passando poi per Dario Fo, per esempio. La cultura italiana per tutti noi è estremamente importante. Per esempio, la metà delle nostre parole ha origine da questo paese, per non parlare poi della metà dei nostri ristoranti. Ecco, infatti, parlare di cibo, insomma, sempre la ciliegina sulla torta. Forse c'è anche qualche domanda dalla nostra destra, dentro per il pubblico. Masolino D'Amico vuole intervenire. Ma ci può dire qualcosa del... come sta il teatro inglese adesso? C'è qualche cosa che possiamo imparare? Ci sono meno, mi sembra che adesso in Inghilterra ci siano meno possibilità per gli autori nuovi di quante ce n'erano anni fa. Non sta diventando un po' troppo costoso, un po' troppo un'industria?
i biglietti non sono diventati un po' troppo cari, non sta diventando un po' qualcosa di elite e di meno popolare, o è solo un'impressione? It's only the theater which catches the light. Allora, sicuramente le opere più famose e i teatri più famosi sono molto costosi, sono difficili da poter frequentare questi teatri, ma l'ultima opera che ho visto rappresentata a Londra è stata rappresentata in un teatro che era più piccolo di questo palco, con circa 80 spettatori. Il biglietto costava 25 euro, che sicuramente non è poco, ma quando ho iniziato io a scrivere le opere teatrali c'erano soltanto i grandi teatri e i teatri molto costosi. Adesso invece c'è altro. Sicuramente anche noi abbiamo da imparare, perché ci chiedeva cosa potete imparare da noi. Noi abbiamo da imparare dall'Italia, dal teatro italiano. Ad aprile scorso sono venuto qui in Italia perché Marco Tullio ha rappresentato al teatro una delle mie opere, e devo dire che noi abbiamo molto da imparare, non soltanto dal teatro italiano, forse anche dal calcio. We have to talk to each other. Ci siamo andati vicini anche noi dalla Spagna. Really, talk to each other and sing to each other and really be European. Io credo che noi dovremmo tutti parlare fra di noi, confrontarci, cantare fra di noi, e perché siamo tutti europei alla fine. Grazie. Grazie davvero. Buonasera. A Tom Stoppard. Buonasera. Geniale, imprevedibile. Premio, come facciamo? Chi lo premia questo? A premiare Tom Stoppard, sì, ecco, raggiungiamo il centro, sarà il Pegaso, consegneremo e la targa, i presidenti delle varie giurie, quindi Giuliano Montaldo per il cinema, Masolino D'Amico per il teatro, Ugo Gregoretti per la televisione e per la radio, e anche il presidente Edoardo Tiboni, in questo quadro d'assieme davvero per... Venga. Dai, un riconoscimento a Tom Stoppard. Congratulations. Prego. Un grande momento. Premio internazionale Flaiano per la cultura a Tom Stoppard. Pegaso d'oro. Tom Stoppard. Anche perché ha detto una cosa meravigliosa, ha detto che la fantasia supera la realtà, e siccome anch'io sessualmente lo faccio, grazie mille di questa cosa. Salutiamo. Ennio Flaiano amava dire: coraggio, il meglio è passato. Ma nell'ideare questo aforisma non poteva immaginare che negli anni a venire dei premi internazionali con il suo nome avrebbero celebrato i grandi protagonisti della letteratura, della radio, della televisione, del teatro e del cinema. Nobel come Saramago, Ini, Cartes, Walcott e Dario Fo, premi Oscar come Billy Wilder, Jean-Jacques Annaud, Massimo Troisi, Giuseppe Tornatore o Michelangelo Antonioni. Una collezione preziosa di grandi artisti destinata ad arricchirsi ulteriormente. Coraggio, il meglio ci attende nel prossimo futuro a partire dalla 40ª edizione. Più che un augurio, una certezza, visto ciò che finora è stato fatto.